Passiamo quindi alle ultime domande. Togliamo il ponticello C, quindi la corda torna ad essere lunga 118 cm. Vogliamo innalzare la nota suonata dalla corda B, ricordiamo che era 96,6 Hz, fino a 261 Hz senza utilizzare alcun ponticello. Come dobbiamo fare? Perché è ovvio che dobbiamo aumentare la tensione della corda. Con quale valore di forza espresso in chilogrammi peso dobbiamo tirare il dinamometro quando la corda B suonerà la nota 261 Hz? Il risultato sarà quasi 60 kg peso. Fate stop qui adesso, fermate il video, provate a risolvere da soli e poi guardate lo svolgimento. Questo è il disegno della corda che vibra con l'armonica fondamentale. Naturalmente sappiamo che vibra in realtà anche con tutte le altre armoniche. Questo è il dinamometro che tira con una certa forza. Dal momento che la velocità di propagazione delle onde progressive e regressive lungo una corda tesa dipende dalla tensione della corda e dalla densità lineare di massa, secondo questa formula, ma dal momento anche che noi sappiamo qual è la formula per calcolare la velocità di propagazione di queste onde, utilizzando per comodità l'armonica fondamentale, quindi questa formula qua, allora possiamo procedere utilizzando entrambe queste formule in questo modo. Prima ci calcoliamo la nuova velocità di propagazione delle onde. Perché nuova? Perché adesso, per innalzare la frequenza di vibrazione della corda da 96,6 Hz a 261 Hz, dobbiamo tenderla di più, ma se la tendiamo di più, come risulta dalla prima formula, con una maggiore tensione e una maggiore rigidità, la velocità delle onde cresce. Questa velocità la possiamo calcolare proprio con la fondamentale lambda 1 per F1. Lambda 1 sappiamo è il doppio della lunghezza della corda, quindi è 2,36 m. La nuova frequenza fondamentale, abbiamo detto, è 261 Hz, e quindi la nuova velocità di propagazione delle onde lungo la corda è questa, che è una velocità maggiore di quella invece della vecchia corda che era tirata di meno. La velocità era 228 metri al secondo. Quindi vediamo che la velocità adesso è diventata quasi il triplo di prima, perché la corda è più tirata. Ora che conosciamo questa velocità di propagazione, con la formula inversa di questa possiamo trovare la nuova forza di tensione. Infatti la densità lineare della corda non è cambiata, perché è sempre di 1,55 grammi al metro. È cambiata invece la velocità, e perciò da qui possiamo ricavare la nuova forza di tensione, moltiplicando appunto la densità lineare, che è sempre quella, densità lineare di massa, per la nuova velocità al quadrato. Otteniamo 587 newton, dividiamo per 9,8 e otteniamo in questo modo quasi 60 kg peso. Ricordiamo che prima invece la tensione della corda era poco più di 8 kg peso, quindi la tensione è passata da 8,2 a quasi 60 kg peso. Questo ha fatto crescere la velocità di propagazione delle onde sonore da 228 a 616 metri al secondo. E questa aumentata velocità di propagazione, a parità di lunghezza d'onda, perché la corda è sempre lunga 118 cm, ha fatto crescere la frequenza che appunto è salita da 96,6 Hz a 261 Hz. Adesso la corda vibra nel suo antinodo, nello stato fondamentale, vibra 261 volte al secondo, quindi le oscillazioni ne fa 261 ogni secondo. Abbiamo quindi risposto anche alle ultime domande. Come dobbiamo fare? Aumentiamo la tensione della corda in modo che la corda, pur mantenendo la stessa lunghezza, salga di frequenza fino a questo valore. Il valore della forza peso, della forza di tensione, stavolta deve salire da 8,2 a quasi 60 kg peso.